we will proceed with the presentation of pietro gori and pietro is an fct postdoc fellow and nil member since 2011 he has earned his phd in 2008 at the Ital italian institute of human sciences with a thesis on a comparison between nietzsche's and ernst mach's epistemologies and currently his uh, postdoc project focus focuses on the anti-metaphysical outcomes <coughs> of 19th century scientific psychology, especially in William James and Ernst Mach's uh, Neutral Monism. And the title of Pietro's presentation today is Nominalismo e critica della cultura del senso comune, alcune considerazioni per una lettura pragmatista di Nietzsche a partire, a partire da Umano troppo umano undici. I give you the word, Pietro. Grazie, <coughs> molte grazie. E Marta, ringrazio anch'io innanzitutto eh, gli organizzatori di questo incontro, sono contento di essere tornato dopo un anno di pausa eh, al, al CIRM perché insomma, è sempre un, un piacere interloquire con eh, colleghi, amici e eh, confrontarsi su varie questioni. Sono molto contento in particolare di eh, appartenere a questa sessione eh, dedicata al NIL, fondamentalmente al NIC International Lab, visto che siamo. Tutti i tre membri, anche perché così possiamo insomma, mostrare diversi aspetti, diverse facce del nostro gruppo, del nostro gruppo di Lisbona. E il mio eh, intervento di oggi è, riguarda ehm, una ricerca che sto portando avanti da un po' di tempo e che è una riflessione appunto sulla ehm, possibilità di confrontare Nietzsche con il eh, pragmatismo e in questo senso. Devo fare due premesse. La prima è dedicata particolarmente a Marta Faustino, eh, perché eh, in questa presentazione io userò diversi ismi e so che con Marta abbiamo una discussione aperta sulla possibilità, però prometto che saranno tutti giustificati storicamente e eh, adeguatamente riportati a Nice. Poi, se non sarà il caso ovviamente mi aspetto una ripresa. E l'altra questione invece, eh, più per entrare nel tema del discorso, è, eh, riguarda proprio il modo in cui io intendo eh, il termine pragmatismo. E il mio tentativo è quello di ritornare eh, prima di tutto a un pragmatismo storico, cioè in, di tornare a vedere cos'era il pragmatismo proprio all'epoca di Nietzsche e a partire da questo, come spero di mostrarvi con la maggiore chiarezza possibile, far vedere che è possibile operare un confronto eh, diretto con Nietzsche. E il punto di partenza della mia eh, riflessione è quindi proprio il eh, titolo che eh, James dà alla eh, sua raccolta di, di conferenze nel 1907, che appunto si titola Pragmatismo, un nuovo nome per eh, alcuni, antichi, alcuni vecchi modi di pensare. Con, proprio con l'idea che con il termine pragmatismo non si stia fondando una prospettiva nuova, ma si stia mettendo insieme o facendo riferimento a una posizione che è prima di tutto epistemologica e che eh, eh, riprende e che sa, si è sviluppata soprattutto nel corso dell'Ottocento eh, e che raccoglie diverse, diverse prospettive. Il pragmatismo per come nasce di fatto ehm, si appoggia su due grandi pilastri che sono eh, la teoria dell'evoluzionismo, darwinismo in particolare, soprattutto nel caso di James, e il kantismo o neocantismo. Qua ho messo le parentesi perché eh, è bene fare una distinzione tra eh, non tutti quelli che riprendono Kant sono eh, neocantiani nell'Ottocento, ma bisogna stare molto attenti. E all'interno di questo contesto, cioè di eh, queste eh, epistemologie che si sviluppano da evoluzionismo e cantismo, abbiamo diverse posizioni, appunto già diversi ismi. Pragmatismi sono per esempio l'empirocriticismo di Mach, lo è in, alcun, in, in parte il finzionalismo di Weichinger. Lo è per diretta espressione proprio di, di James l'umanismo di Schiller. James quando legge Schiller riconosce nell'umanismo di Schiller un suo eh, fratello diciamo, spirituale, cioè dice l'umanismo di Schiller non è altro che una forma di pragmatismo, sono nomi diversi, ma e, e potrebbe esserlo, probabilmente lo è, anche il prospettivismo di Nietzsche. Questa in particolare è una posizione che è stata sostenuta proprio in epoca, eh, all'inizio del, del, del Novecento, storicamente il riferimento più importante è René Bertellot. Che scrive appunto sul pragmatismo utilitario di Nietzsche, confrontandolo poi con Poincaré e anche con Mach. E um, un autore molto meno noto è un allievo di Mach di cui mi sono occupato eh, anni fa, che si chiama Klein Peter e che proprio parlando a Mach di Nietzsche dice: Tutti voi. Eh, tu, Nietzsche e eh, autori a voi simili, eh, siete pragmatisti, nel senso che portate avanti quel tipo di teoria della conoscenza che, eh, possiamo, che, che James individua nella sua, sotto questa denominazione. E questa teoria della conoscenza può essere esemplificata eh, in tre eh, punti principali. Il pragmatismo. E, fondamentalmente è una messa in questione della tradizionale concezione della verità, della verità come adeguazione, come o come corrispondenza allo stato di cose. E, in secondo luogo è un ridimensionamento della capacità conoscitiva umana e conseguentemente una relativizzazione del valore dei concetti con cui descriviamo il mondo e ci orientiamo al suo interno. E, in terzo luogo eh, il pragmatismo sostiene un disinteresse per le dispute metafisiche in quanto prive di senso. Ehm, ora voglio farvi già notare che eh, in questa mia ricapitolazione non ho utilizzato volutamente termini nicciani, cioè, questi sono i termini che usano James, che usa Mark, cioè è la terminologia propria del pragmatismo, ma appunto per voi che conoscete bene Nietzsche eh, già c'è un, un sentimento, una, una sensazione probabilmente di leggere qualcosa di noto. A partire da questa premessa sul pragmatismo passo al tema principale del mio intervento che ehm, è appunto eh, Umano Troppo Umano 11 e ringrazio Filippo ehm, per il suo intervento di stamattina perché già ha permesso di, eh, mi, mi permette di evitare alcune considerazioni relative a, a questo testo e in particolare ehm, eh, anche lui ha osservato come da qui parta una riflessione di Nietzsche che si collega poi alle considerazioni più tarde del crepuscolo degli idoli, cioè agli esiti di questa eh, apertura di una distinzione tra un mondo eh, vero e un mondo apparente, come Nietzsche dirà più tardi. E quello che a me interessa riguarda appunto il nominalismo che possiamo individuare all'interno di questo testo, e cioè appunto l'idea che. Eh, il linguaggio abbia un'importanza um, per lo sviluppo della cultura e eh, che proprio questa importanza ha fatto sì che eh, alla fine l'uomo, eh, scrive Nietzsche, adesso leggo dalla metà della, della citazione, credeva di avere veramente nel linguaggio la conoscenza del mondo. Il creatore del linguaggio non era così modesto da credere di dare alle cose appunto solo denominazioni, ma immaginava di esprimere con le parole la più alta sapienza sulle cose. E qui appunto abbiamo una posizione eh, nominalista, nel senso che appunto, Nietzsche eh, si concentra sul valore puramente nominale del linguaggio, che si contrappone a una concezione realista propria del senso comune. E, da questo punto di vista, mi permetto una riflessione su quale sia l'importanza del linguaggio per lo sviluppo della cultura, perché qui eh, secondo me questa importanza è, è duplice. Cioè, il linguaggio ha eh, un'importanza positiva in quanto permette all'uomo di ergersi al di sopra dell'animale, però alla luce del, soprattutto della produzione successiva di Nietzsche ha anche un'importanza negativa nel momento in cui fonda proprio un'antropologia degenerativa, cioè la forma di vita declinante di cui Nietzsche parla nell'epoca tarda, si fonda proprio, e quindi la cultura che fa riferimento col tipo umano, si fonda proprio su questo errore fondamentale, su questa confusione dei nomi con la realtà delle cose. Vista in questi termini, proprio il nominalismo di Nietzsche, allora assume una grande importanza per lo sviluppo della cultura, perché è proprio l'assunzione della posizione, la presa di coscienza di questo nominalismo che permette eh, a Nietzsche di eh, dare il via a una nuova cultura e ed educare l'individuo per la produzione di un, tipo, di un nuovo tipo umano e appunto di una cultura che si contrapponga alla cultura della metafisica occidentale. L'altro aspetto su cui eh, che sottolineo solo adesso, ma per tornarci dopo è che eh, in questo passo, alla fine ci scrive solo oggi, comincia a balenare gli uomini che essi con la loro fede nel linguaggio hanno propagato un mostoso errore, e qua il tema dell'errore, eh, se ne è parlato anche oggi, riporta alla eh, prospettiva evolutiva, ma appunto di questo eh, riprendo dopo. Adesso vorrei brevemente vedere. Eh, come si, eh, a cosa porta eh, l'attenzione di Nietzsche per il nominalismo e per la, la sua critica del, del, del realismo, e poi quali sono i riferimenti eh, nel pragmatismo che possiamo, a cui possiamo confrontare questa posizione. E se seguiamo il, eh, le tracce del nominalismo e dell'antirealismo di Nietzsche, eh, entriamo proprio nel, nell'ambito del tema culturale. E nella Gaia Scienza, ancora all'epoca, eh, pochi anni dopo, Umano Troppo Umano. Nietzsche eh, scrive in, eh, nella Forisma 57, cosa è reale, tirate via da tutto questo il fantasma e l'insieme degli ingredienti umani, se lo potete, per noi non ci sono realtà, scrive poi, sono indicibilmente più importanti i nomi dati alle cose di quel che se sono, e lo fa in un contesto in cui parla in particolare delle posizioni di valore, quindi non è una posizione epistemologica qui, ma è una posizione più legata alla sfera assiologica. Ma ancora più interessante è, l'aforisma eh, 268 di al di là del bene e del male in cui dice scrive le parole sono notazioni per indicare concetti ma i concetti sono segni più o meno figurati per indicare sensazioni spesso ritornanti e ritornanti assieme per gruppi di sensazioni questo eh, aforisma è importante per due motivi da una parte e, e, questa è una citazione diretta da Teichmüller, da il mondo vero e il mondo apparente, quindi c'è un riferimento neocantiano, anzi mh, kantiano, molto forte, e, cioè il nominalismo in questo caso viene proprio assunto dalla prospettiva del, dello sviluppo del kantismo. L'altro aspetto interessante è che in questo uh, aforisma Nietzsche parla proprio della cultura, Parla della cultura condivisa, della comunicabilità, anticipa delle questioni che poi riprende in eh, Gaia Scienza 354, dove appunto la questione della comunicabilità viene riportata al problema della morale del gregge e quindi al problema della cultura europea contemporanea. Per cui tutto questo eh, ambito di discorso è, è ampiamente eh, inserito nel contesto di una problematica culturale che Nietzsche porta avanti punto di arrivo di questo eh, percorso che qua ho brevissimamente riassunto è naturalmente il crepuscolo degli idoli. Nel eh, del pregiudizio della ragione, la ragione come pregiudizio 5, eh, scrive appunto Nietzsche, nella misura in cui il pregiudizio della ragione ci costringe a stabilire unità, identità, durata, sostanza, causa, causalità, essere, ci vediamo in qualche modo retiti nell'errore, necessitate all'errore. Tanto siamo certi su una base di una severa verifica presso noi stessi che l'errore è qui. Quanto a Sosogir, il linguaggio appartiene al tempo della più rudimentale forma di psicologia. Allorché prendiamo coscienza del presupposto fondamentale della metafisica del linguaggio, cioè della ragione, penetriamo in un grossolano feticismo. Qui è eh, inutile eh, ripeterlo: eh, Nietzsche, nel crepuscolo, descrive appunto, una forma di vita declinante prodotta proprio a partire dal pregiudizio della ragione e dal linguaggio. Eh, ragione e linguaggio determinano una metafisica, una metafisica sostanzialistica, che è poi la metafisica platonico-cristiana, su cui appunto si fonda l'antropologia degenerativa di cui lui parla, la decadenza. Eh, questa metafisica, ecco, la cosa interessante è che questa metafisica segue in particolare dal nostro essere vincolati dai lacci della grammatica e proprio i lacci della grammatica sono un altro riferimento ancora a Teichmüller, quindi c'è sempre questa eh, prospettiva. Eh, Kantiana e questa posizione. Quindi, eh, come dire, la questione degli errori, il riferimento a Teichmüller, eh, già ci fanno vedere come il nominalismo di Nietzsche fondi le proprie basi su Kantismo ed evoluzionismo. Da questo eh, passaggio eh, mi sposto adesso alla, alla, alla tematica del, del pragmatismo e mh, con una citazione che ho trovato da poco, che mi è veramente piaciuta moltissimo. E di uno dei fondatori del, del Metaphysical Club, di Shansay Wright, e dà un suo articolo su The Evolution of Self-Knowledge. Wright scrive, ho fatto una traduzione di cui eh, mi perdoneranno gli inglesi, i linguaggi utilizzati dai filosofi sono di per sé stessi posizioni ontologiche, e la loro struttura grammaticale implica concezioni e credenze comuni tanto al filosofo quanto ai menodotti, inventori del linguaggio, dotto barbarian con menodotti, oltre a possedere altre implicazioni che il primo, il filosofo, cerca in ogni modo di evitare. Fino a che punto il filosofo voglia spingersi nella correzione delle concezioni erroneamente assunte dalla struttura linguistica e quindi evitare le sue implicazioni, è una questione di primaria importanza per le ricerche metafisiche. Faccio notare che questo testo è del 1873, quindi siamo pienamente nell'epoca giovanile di Nietzsche e eh, Nietzsche, pe penso di poter dire, ovviamente non l'aveva letto, ma insomma mai si sa, però eh, ecco, l'epoca è quella. Cosa ci fa vedere? Che il punto di partenza del pragmatismo, eh, Wright e, e Peirce sono i due fondatori del, 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 del circolo, del Metaphysical Club, è proprio eh, la problematica del linguaggio, dove eh, il linguaggio si pone... Eh, porta con sé una concezione metafisica che viene assunta tanto appunto, dal filosofo quanto dal, eh, dal senso comune. E la problem il problema che ci si pone è quello di eh, eh, portare avanti una correzione delle concezioni che vengono assunte appunto a partire da questa struttura linguistica e correggere soprattutto la metafisica che viene implicata eh, in essa. E, altro riferimento, il riferimento per me principale, è eh, naturalmente James, che eh, nel suo saggio sul pragmatismo inserisce proprio un capitolo dedicato a pragmatismo e, e senso comune. E in questo eh, saggio possiamo trovare prima di tutto un eh, elemento darwiniano. E, James scrive le tesi che io sostengo è che i nostri fondamentali modi di pensare sono le scoperte dei nostri lontanissimi antenati che si sono preservate attraverso l'esperienza di tutte le epoche successive e se formano un grande stadio di equilibrio nello sviluppo del pensiero umano, lo stadio del senso comune. Questo passo ricorda moltissimo Gaia Scienza 110. E, il senso comune, continua James, appare come una fase perfettamente definita della nostra comprensione delle cose, una fase che soddisfa in modo straordinariamente efficace gli scopi del nostro pensiero. C'è poi un elemento kantiano. Eh, che è dato dai riferimenti di James. Eh, tutte le nostre concezioni, scrive, sono ciò che i tedeschi chiamano strumenti di pensiero, Denkmittel, ossia mezzi con cui maneggiamo i fatti, pensandoli. Eh, I Denkmittel del senso comune vincono su tutta la linea. Ognuno, per quanto sia colto, continua a pensare a una cosa, alla maniera del senso comune, come un soggetto unitario che sorregge i suoi tributi intercambiabilmente. Nessuno impiega correntemente e spontaneamente la nozione più critica insieme di qualità sensibili unite da una legge. Qua torna il discorso di Al di là del bene e del male 268, cioè l'idea che eh, la tradizione, appunto, del, del cantismo e del neocantismo abbia portato avanti una riflessione in cui la filosofia critica ci mostra che quando noi parliamo, usiamo i termini, cosa, io non stiamo facendo altro che mettere insieme complessi di sensazioni. Però il senso comune, ed è giusto che sia così, scrive James, continua a riferirsi a quel tipo di concetti. Il problema è che le due posizioni, i due linguaggi portano con sé due differenti metafisiche. Ho parlato del riferimento kantiano e ne kantiano perché James qui riprende direttamente posizioni di, di eh, Ernst Mach, che vedremo subito dopo. Vedo un attimo prima la conclusione di James. Eh, James conclude: La scienza e la filosofia critica spezzano i legami del senso comune. Con la scienza finisce il realismo ingenuo. Eh, in particolare, scrive: Attraverso scienza e filosofia, la concezione ingenua di una cosa viene eliminata, il nome viene interpretato come ciò che designa solo la regola de der Verbindung, per cui certe nostre sensazioni abitualmente si succedono o coesistono. Questo ripete, appunto. Quanto visto precedentemente. Mi interessava inserire il concetto di realismo ingenuo, perché anche questo emerge dal riferimento diretto di James, che è Mach, e in particolare è il Mach dei Beiträge zur Analyse der Empfindungen, che Nietzsche acquista nel 1887, di cui non abbiamo certezza di una lettura, ma comunque che Nietzsche in qualche modo conosce. Nel primo eh, eh, capitolo di questo testo. Um, Mack affronta la questione del realismo ingenuo e della prospettiva evolutiva e scrive, il punto di vista filosofico dell'uomo comune, se si vuole concedere dignità filosofica al suo realismo ingenuo, ha diritto al più alto pensamento. Esso è sorto nel corso di un periodo di tempo incommensurabilmente lungo, è un prodotto naturale e viene conservato dalla natura. Quindi elemento evoluzionistico qua, Mack è molto influenzato da Darwin. In realtà vediamo che ogni pensatore, ogni filosofo, non appena viene strappato dai bisogni di carattere unilaterale della sua occupazione intellettuale, assume il punto di vista generale. E queste osservazioni preliminari antimetafisiche, questo è il titolo del capitolo, non si propongono di screditare il punto di vista dell'uomo comune, e se si pongono il compito di far vedere perché e a qual fine noi assumiamo per la maggior parte del tempo questo punto di vista e perché e a qual fine noi dobbiamo temporaneamente abbandonarlo. Come dire, il linguaggio, anche il linguaggio del senso comune, ha una grande importanza sul piano della cultura. Non possiamo negare l'importanza culturale e l'importanza pratica di questo linguaggio. Ma la filosofia critica si deve porre appunto come correttivo perché eh, a livello dell'alta filosofia o financo della scienza si eviti di cadere in quella cattiva metafisica portata, eh, che appunto porta con sé il senso comune. Altra cosa che faccio notare è che ora eh, confrontato direttamente con James è evidente quale sia il, il collegamento e la sovrapposizione di, di pensiero di Mack e James, però di Mack nessuno direbbe che è un pragmatista, stessa cosa accade nel caso di Nietzsche, pensiamoci <ride> altro eh, passo in cui, eh, passaggio in cui Mack riprende le sue, le sue tesi è eh, Conoscenza e Errore del 1905 qua eh, eh, faccio una, una Sintetizzo molto brevemente le posizioni fondamentali del primo capitolo, perché ritornano i discorsi presentati prima. Il pensiero comune è metafisico. Esso riporta una visione del mondo compiuta che l'uomo accetta come dono della natura e della civiltà. Qui il buon eh, Sandro Barbera traduce civiltà per cultura, come accade in, in molti testi di Nietzsche in italiano. Però appunto, qua eh, Mach parla di cultura, natura un cultura. Questo credo che sia interessante per il discorso che stiamo portando avanti. E, per colpa dell'imprecisione del pensiero comune che confonde i dati con cui si costruisce l'immagine del reale, viene istituita la contrapposizione tra fenomeno e cosa, apparenza e realtà. Il pensiero comune immagina di poter ritrovare. Questa citazione da Mach: ritrovare un nucleo solido sotto l'illusorio fenomeno, e qui c'è il problema della cosa in sé. E, eh, aspetto importante per quello che devo dire dopo è che eh, Mach. E prende come esempi il concetto di cose e di io parlando di loro come di finzioni provvisorie qua ancora non ho utilizzato termini nicciani, ma è Mach che parla di scheinbarkeit e wirklichkeit così come fa Nietzsche nel Crepuscolo di Ili così come fa appunto Teichmüller così come faceva Lange e tutti i riferimenti comuni che Mach e Nietzsche hanno conclusione di Mach è che il pensiero comune è al servizio di scopi pratici quello scientifico di scopi conoscitivi. E il progresso del pensiero scientifico consiste in un'incessante correzione del pensiero comune. Quindi, anche qua in questo passo, vediamo eh, come ci siano delle corrispondenze con la posizione di Nietzsche. La contrapposizione tra apparenza e realtà, per esempio, corrisponde alle tesi di umano antropomano 11. Ci sono corrispondenze terminologiche, e, eh, da cui possiamo appunto dedurre che l'empiricriticismo sia di fatto una forma di, eh, di pragmatismo. Il discorso delle finzioni mi porta al terzo esempio di pragmatismo non pragmatismo, cioè di pragmatismo che non ha eh, conosciuto sotto quel nome, che è Weicher. Eh, nel suo testo La Filosofia del come sé, la filosofia des Hub pubblicato nel 1911, ma dopo 30 anni di gestazione, quindi appartiene agli anni 80, 90 dell'Ottocento in particolare, Weihinger presenta una posizione in cui definisce le finzioni come il risultato di un processo conoscitivo e di categorizzazione che ha un valore esclusivamente pratico ed è finalizzato alla comunicazione. Eh, Weichinger sviluppa Kant e, e eh, sostiene che il finzionalismo sia di fatto lo sviluppo migliore e più onesto del kantismo. Ovviamente queste sono posizioni che andrebbero discusse, però è importante vedere eh, come, come, come descrive questa, questa sua idea. La logica, scrive Weichinger, seleziona un complesso di sensazioni dal flusso degli eventi e crea una cosa a cui riferirle. Ma cose e attributi non sono che errori utili. Anche qua c'è l'idea della semplificazione concettuale. Il nostro errore fondamentale consiste nel considerare degli strumenti logici come fini in sé e attribuire loro un valore assoluto per la conoscenza. Quest'ultima è solo la conseguenza accessoria di un'attività pratica, la cui funzione è quella di preservare la specie. Anche qua c'è un riferimento di tipo evolutivo. Eh, ancora Weichinger scrive: funzioni e categorie sono costruzioni del pensiero, rendono semplici le azioni e possibili le operazioni cognitive, ma perdono il proprio valore una volta svolta tale funzione. Quindi grandissima utilità eh, del linguaggio del appunto. Senso comune de, del realismo eh, ingenuo, grandissima utilità sul piano pratico. Ma le finzioni non hanno un valore ontologico, cioè logicamente, hanno una funzione logica molto eh, evidente. Ma dal punto di vista ontologico vanno abbandonate. La loro persistenza, eh, conclude, caratterizza il pensiero filosofico passato, che le ha considerate come ipotesi sulla natura della realtà, anche qui posizione uguale a quella che Nietzsche pone in Al di là del male. 11. Per il pensiero critico non ci sono che sussidi concettuali che non corrispondono ad alcunché di obiettivo. La mia conclusione eh, al termine di questo percorso è che, appunto, eh, la si chiami come si vuole, ma è tanto nel caso di Mach quanto nel caso di Weichinger, quanto eh, in parte, almeno nel caso di Nietzsche, siamo di fronte a una stessa posizione epistemologica fondamentale, che trae origine appunto dall'evoluzionismo e dal kantismo per operare una critica del realismo del senso comune. Eh, a questo punto, con questo riferimento di Weichinger, eh, che mi sembra un buon elemento di passaggio, ritorno al eh, contenuto di Umano Troppo Umano 11 e eh, vi propongo una brevissima eh, eh, riflessione su altri due o tre passaggi, sempre dal primo volume di Umano Troppo Umano, in cui troviamo, dei riferimenti, troviamo i riferimenti eh, alla posizione del pragmatismo che eh, abbiamo appunto visto. Quindi, di Umano Troppo Umano 11, ho già detto. Altro eh, pa passo interessante per me è il l'aforisma 18, Problemi fondamentali della metafisica, in cui Nietzsche appunto scrive: Dal periodo degli organismi inferiori in poi, l'uomo ha ereditato la credenza che ci siano cose uguali. La credenza nella libertà della volontà è un errore originario di un essere organico. Eh, la credenza in sostanze e in cose uguali è del pari un errore originario altrettanto antico di ogni essere organico, in quanto ogni metafisica si è occupata di sostanza e libertà di volere, la si può definire come la scienza che tratta degli errori fondamentali dell'uomo come se fossero eh, verità fondamentali. Eh, nota a margine, qua in questo paragrafo Nietzsche sta commentando eh, la sen una sentenza di Speer, quindi ancora si sta riferendo alla filosofia critica. Il discorso interessante è il discorso degli errori e di questa eh, dimensione del, dell'origine, perché in eh, Umano, troppo Umano 16, Nietzsche aveva messo in evidenza questa prospettiva evolutiva, per lo più genericamente evolutiva, della eh, teoria della conoscenza. L'idea che l'intelletto abbia fatto comparire il fenomeno e abbia trasferito nelle cose le sue erronee concezioni fondamentali, che il nostro mondo fenomenico sia una rappresentazione del mondo fabbricata con errori intellettuali. Tramandatici in eredità, concezioni di cui si sbarazzerà Schevenice, l'abbiamo già sentito anche oggi, il continuo processo della scienza che finirà col celebrare il suo più alto trionfo in una storia della genesi del pensiero. Ma soprattutto ciò che chiamiamo mondo è il risultato di una quantità di errori e di fantasie che sono sorti a poco a poco nell'evoluzione complessiva degli esseri organici e che sono cresciuti intrecciandosi gli uni alle altre e ci vengono ora trasmetti in eredità come tesoro accumulato in tutto il passato. Qua c'è, almeno io ci leggo, la posizione eh, di James, posizione che poi Nietzsche riprenderà in altro modo, per esempio, in Gaia eh, Scienza 110. E altro aspetto, eh, quasi concluso, ma vedo che sono nei tempi, eh, è il discorso dell'agnosticismo che avevo accennato all'inizio. Il pragmatismo si caratterizza per il proprio voler lasciare da parte le dispute metafisiche, in quanto prive di senso, in quanto eh, insolubili. È proprio una posizione tanto di, di Pierce quanto di James, loro dicono: Noi non, non ci interessiamo, ci sono questioni metafisiche che non ci possono interessare perché potremmo discutere eh, all'infinito sull'esistenza della cosa in sé, sulla conoscenza della cosa in sé, ma questo è un problema che non ci si pone. Proprio perché il pragmatismo è fondamentalmente un umanismo, cioè la volontà di circoscrivere l'ambito della conoscenza e di rimanere all'interno di quell'ambito lì. E, e Nietzsche, in All'Ira del di di Bene del Male 9, scrive. È vero, potrebbe esserci un mondo metafisico. L'assoluta possibilità di esso non può essere contestata. Vediamo tutte le cose con la testa umana e non possiamo tagliare questa testa. Ma rimane la questione: cosa esisterebbe ancora del mondo se la testa fosse stata tagliata? E continua: nel mondo metafisico non si potrebbe predicare null'altro che un essere altro, un essere altro a noi inaccessibile e incomprensibile. Sarebbe una cosa con proprietà negative. Ma quando anche l'esistenza di un tale mondo fosse dimostrata, rimarrebbe tuttavia fermo che la più indifferente di tutte le conoscenze sarebbe appunto la conoscenza di esso. E a questo punto eh, passo all'ultima eh, citazione che mi interessa evidenziare, che è eh, Umano Antropo 21, perché qui mi pare che si apra proprio una prospettiva di riflessione puramente nicciana. Nietzsche si interroga: posto che non ci fosse un altro mondo metafisico, con quale occhio guarderemo l'uomo all alle cose? È possibile che gli uomini diventino a questo riguardo scettici. Qui si pone l'interrogativo come si configurerà la società umana sotto l'influsso di un tal modo di pensare e questo è un problema a mio avviso puramente culturale. Forse una dimostrazione scientifica di un qualsiasi monte metafisico è già così difficile che l'umanità non si libererà più dalla diffidenza verso di essa. E quando si prova diffidenza verso la metafisica, si verificano in complesso le stesse conseguenze che se essa fosse stata direttamente confutata e non fosse più dato credere in essa. Qua eh, penso che si possano trovare facilmente i sedimenti di quelle che saranno le riflessioni successive di in Nietzsche. Cioè troviamo degli spunti che Nietzsche condivide col pragmatismo e che svilupperà negli anni a venire, ma soprattutto questo interesse per lo sviluppo della società, per lo sviluppo culturale, di fronte al grande problema relativo all'esistenza, a come ci si può porre di fronte perlomeno a uno scetticismo nei confronti del mondo metafisico. Concludo solo per eh, dire due parole sulla prospettiva di ricerca legata al collegamento di Nietzsche con il pragmatismo, cioè a cosa serve? E confrontare Nietzsche con il pragmatismo. Ecco, a mio avviso, nel complesso generale, penso che il, mh, parlare di pragmatismo di Nietzsche, e metto volutamente tra virgolette quel termine, ci permette di affrontare delle questioni teoretiche che sono presenti nel dibattito eh, su Nietzsche. Ci permette di intervenire con cognizione sulla questione dell'agnosticismo epistemologico, in particolare relativamente al, al prospettivismo. Ci permette di intervenire nella valutazione che Nietzsche fa. Di credenze e descrizioni del mondo in termini di impatto antropologico, ossia valutare se, eh, ossia eh, dire se Nietzsche poteva pensare o meno che una certa posizione avesse, fosse dotata di un privilegio epistemico o meno, a seconda delle conseguenze sul piano culturale che sa determina, in questo senso era eh, pragmatista. E ci permette di parlare anche del eh, tema dell'educazione, dello sviluppo culturale, eh, che Nietzsche pone sulla base appunto di un pensiero critico che, eh, come lui esplicitamente definisce, vuole essere prima di tutto antimetafisico. Grazie.